Fratelli e sorelle, buonasera e benvenuti a questo nostro nuovo incontro di cellula di evangelizzazione. Quest'oggi faremo una riflessione sul tema il sacerdote e faremo questa riflessione a partire dalla lettera agli ebrei. La lettera agli ebrei è un testo del Nuovo Testamento, quindi un testo cristiano, scritto alla comunità probabilmente giudaica di Gerusalemme, ed è probabilmente un'omelia della veglia pasquale. Allora, cominciamo ponendoci la domanda: chi è il sacerdote? La lettera agli ebrei dice questo, siamo al capitolo 5, versetto 1. Ogni sommo sacerdote, preso fra gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. Quindi il sacerdote è qualcuno che è scelto, preso fra gli uomini, preso, tirato via dal gruppo degli uomini. È costituito per che cosa? Che cosa serve? Per fare il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio. Organizzare la vita liturgica, ad esempio. Radunare la gente per la preghiera. Organizzare la preghiera. Ed anche per offrire doni e sacrifici per i peccati. Quindi il sacerdote ammazza l'agnello e il cui sangue viene offerto a Dio perché perdoni i peccati del. Quindi il sacerdote è un uomo che prega Dio e offre sacrifici a Dio per il bene del popolo. Bene, dice la lettera agli ebrei, dice la tradizione cristiana, che Cristo è l'unico sacerdote. Ebrei 5,10 afferma che egli è stato proclamato da Dio in persona, sommo sacerdote. Gesù è sempre vivo a intercedere a nostro favore. Egli è il sommo sacerdote. Ma quali sono le caratteristiche di Cristo, sommo sacerdote? Ce lo dice la lettera agli ebrei ai versetti 14 e 15 del capitolo 4. Primo, Gesù è sommo sacerdote perché ha attraversato i cieli. Immaginate, fratelli e sorelle, che una persona debba venire da me a raccomandarmene un'altra. Questa persona mi viene a raccomandare un'altra persona stando fuori dalla porta. E io ho le finestre chiuse, ho il cellulare spento e sto ascoltando anche la musica. Quella parla, raccomanda, ma io non sento un bel niente. Solo se suona il campanello, io apro la porta, quella persona entra, viene da me e mi dice: Samuele, ti voglio dire che quella persona è molto brava. Solo a quel punto io ascolterò se prima è stata attraversata la porta. Ebbene, Gesù è sommo sacerdote perché ha attraversato i cieli, cioè è entrato nel luogo dove dimora Dio. Se non fosse alla presenza del Padre, Cristo non potrebbe intercedere a nostro favore. Non ci potrebbe raccomandare agli occhi di Dio. Ma egli ha attraversato i cieli. Seconda cosa. Immaginate sì che quella persona abbia suonato il campanello, che quella persona sia venuta in casa mia, si ponga in mia presenza
e ora può parlare con me. Ma invece di raccomandarvi, comincia a parlare male di voi. Non così Gesù. Gesù non solo ha attraversato i cieli, non solo è arrivato al cospetto di Dio, ma Lui è colui che sa compatire le nostre infermità, è colui che sente il nostro dolore, è colui che sta male quando noi stiamo male, è colui che è giunto al cospetto di Dio. Prega per noi, chiede per noi il bene, il nostro vero bene. Questo era il sommo sacerdote di cui avevamo bisogno, sempre vivo, che ha attraversato i cieli e che sa compatire le nostre infermità. Fratelli e sorelle, concludiamo ricordandoci che noi nel battesimo siamo stati uniti a Gesù, unico sommo sacerdote, e in quanto uniti a Gesù, noi siamo sacerdoti. Noi siamo popolo sacerdotale, il popolo che Dio si è scelto per intercedere a favore dell'umanità, il popolo che Dio si è scelto per aiutare il mondo a rivolgere a Lui inni di lode e di benedizione.